Signori, buongiorno, buongiorno a tutti. E io vorrei dire una cosa, mi trovo in un ambiente familiare veramente gradevole. Mi sento una persona fortunata, perché? Perché ho la possibilità di poter conoscere meglio l'ormai famoso, conosciuto un po' da tutte le persone, il famoso nonno Filì. Nonno Filì, che vedo che sta annuendo. È una persona simpaticissima, io già ho parlato poco fa con lui, già non si riesce a rimanere seri con una persona così, una persona veramente brillante nonostante la sua età, vero? Ecco, come dicevo, nonostante la sua età, è una persona simpaticissima, disponibilissima, ha molte cose da raccontare, come già si è potuto sentire e vedere in varie situazioni anche all'esterno, nei vari comuni, nelle varie piazze. Mi sento fortunato perché? Perché avendolo davanti è una persona veramente amabile, come tutti gli anziani io credo siano, no? Perché? Perché poi oggi il problema degli anziani è che dicono tutti che sono un po' strani, ma non è vero, non è vero. L'anziano è che spesso si sente solo, si sente emarginato, per cui io vorrei sentire meglio, poi lo sentiremo tutti, dal nonno Filì le sue problematiche, la problematica della persona anziana che spesso rimane sola in casa perché i nipoti, mi diceva prima, fortunatamente vanno a scuola, vanno all'asilo, perché a casa se no che comunque fanno compagnia, ma maggiormente sono i figli, no? Che sono fuori per lavoro, la moglie che non c'è quasi mai perché va a fare le pulizie, mi diceva, vero? Ecco, mi diceva il nonno Filì, ma la moglie che va sempre a fare la spesa, insomma non c'è mai. E il figlio non ne parliamo, perché poi ha avuto una seconda possibilità nella vita sia lavorativa che affettiva, che poi, se, ripeto, sentiremo meglio dalla voce di nonno Filì. Io, nonno Filì, io la ringrazio tantissimo di avermi invitato, di darmi questa opportunità. Vorrei soltanto conoscerla meglio facendole delle domande più specifiche, più dirette a lei. Allora, nonno Filì, considerando che il periodo invernale è uno dei più brutti, sia per i bambini, perché è freddo, ci si ammala facilmente, ma soprattutto per le persone anziane. Allora, la domanda è questa. Lei è già stato vaccinato, ha già fatto il vaccino, il dottore che cosa le ha detto? Sì, il vaccino ci ho fatto, ma non meglio come ha detto, me l'ha detto 3 mesi prima. Ma come fai a dirmi 3 mesi prima di farmi un vaccino? È come di quello porta la macchina in un carrozziere 3 mesi prima degli sbatte. È lo stesso caccio, no? Ma perché non avete il termometro voi? Sì, ci ho capito. Ma lo fa tu, è che la casa c'è un termometro solo, si capito? Ho capito, ecco, va bene. Poi ci sta quello che ce la ficca là nel culo, quell'altro che ce lo ficca giù le orecchie, quell'altro sotto le ascelle, ecco. E io sono l'unico che ce lo ficca sulla bocca, ma te pare giusta questa cosa? Va bene, una persona quale problema ha, se ce l'ha, comunque anche io faccio le analisi almeno una volta all'anno. Lei come fa? Le fa? Sì, ho capito che è importante l'analisi, che le dà giù da fare. Soltanto che quando vai a fare l'analisi, porca vecchia Romagna, è un casino. L'ultima volta ci ho fatto 4 ore di fila, vabbè? 4 ore di fila, porca giocia. Per quando ho toccato un mese ho dovuto fare la fila un'altra volta, vabbè? Perché nello frattempo mi era cambiata la malattia, già avevo capito. Va bene, ho capito, perfetto. Allora, nonno Filì, lasciamo perdere quell'argomento lì. Entriamo un po' più nel personale, nella sua vita più intima, tra virgolette. Ci parli, lei da quanti anni è sposato? No? Ma chi si ricorda? Passato tanti anni e poi questa è la seconda. Questo mi dispiace. Perché, allora, perché la prima ci racconti questa storia, ce la racconti direttamente. Prego. Ma chi si ricorda con quei passati tanti anni? Porca vecchia Romagna, mi ricordo che è tutta colpa del prete, disgraziato. Sì, perché io che ha fatto? Ha detto, allora tutti quelli che si è sposati da poco, li voglio portare a fare una gita in Terra Santa. Ecco, io la Terra Santa, capito?
siamo gli di tutta terra santa. A te lo faccio qual è stato? Sarà stato lo gallo, che te saccio. Sarà stato che lo magnà. Sta povera donna, saccio, che si tu alla camera era sorta e mi ho trovata morta. Porca vecchia Romagna. Un casino è successo, riato il prete mi ha detto, oh Filì, come mi dispiace tanto, dicevo, una brava donna, il medico, ancora era nuovo, cura. Come si fa, come si fa, come si fa, il curato mi fa, dice, senti, se tu te la vuoi portare a casa, però te costa tanti soldi, cocco, mi dice, te costa 5 milioni, 5 milioni. Però dice, se tu la vuoi tenere, ecco, la tumula è qua dentro, qua in Terra Santa, con 200.000 lire te la cavi. So capito, cura, ma era moglie, ma... Porca vecchia Romagna, come faccio? Già ci penso, cura, mo ci penso, poi te lo dico. Saccio che ci so pensato, mo cogliamo il curarico, senti, ci so pensato. Sai che me la porto a casa, costi quello che costi. Ma Filì, dice, ma 5 milioni te costa. E so capito pure, 5 milioni che sordarello ce l'hai, oh, che taglio da fare. che faccio? E poi sai perché me la porto pure? Perché, se non mi ricordo male, ecco, in Terra Santa, dico, tanti secoli fa c'è morto uno c'è morto, che poi dopo tre giorni, capito perché me la porto a casa? Non vorrei io che tante volte pure questa, al Vesù, no, me la porto a casa pure. Oh, sai che te me la so portata per te, a casa, porca vecchia. Ha sofficcato, ha scavato una fossa io sotto le pomodore, io l'orto, guarda, ancora là io, però fa certe pomodore, porca vecchia Romagna, belle, fresche, succose, altro che, a te dopo ne sono conosciuta Nara che me ci sono sposato, porca vecchia Romagna, che poi mi si è ingrassata così tanto che quando cammina cancella le tracce, non la trovo più, testa, Allora, nonno Filì, questa... Mi dispiace moltissimo di questa situazione, comunque è ne è venuto fuori bene, mi sembra, no? Da questa storia, è iniziato un po' male, diciamo. Io vedo che lei è molto stanco, si è già un attimino, forse ha bisogno di riposo, delle sue cose. Non vorrei crearle ancora maggiormente disturbo, nonno Filì. Facciamo così, se lei vuole, se è d'accordo, se le fa piacere, ci possiamo risentire successivamente, magari prendere un caffè assieme e parlare ancora di lei, così ci finisce ancora andando avanti, di raccontare un attimino la sua vita, no? Le sue storie, di raccontare quello che lei faceva da giovane, che forse è meglio, no? Anche per lei, giusto? Facciamo così, se lei è d'accordo, nonno Filì, io chiuderei l'intervista qui. La ringrazio tantissimo di cuore, è stata una persona veramente molto gentile. Sì, che so stracco per te, sì, perché io non sono abituato tanto a se cose, si capito? Ecco che è. Comunque non ti preoccupare, anche a me mi ha fatto piacere, parliamo con Cucci, non parlo mai con Nico, porca vecchia. Ma tu vieni quando ti pare, tu vieni qua, ci pigliamo un caffè, tutto quello che ti pare, io. Sai quante cose c'hai io da dire ancora? Che vecchia Romagna. Con tutte queste cose moderne che ci sta oggi, voglio raccontare poco. Tu vieni, che io sto contento. Ci risentiremo prossimamente. Ci facciamo due chiacchiere e un minuto. Grazie, nonno. Vabbè, grazie. Ti saluto, Coco.